Lo sportello del cittadino ha questa finalità, questa mission di eh, tutelare eh, il cittadino appunto dalle ingiustizie, eh, da eh, determinate situazioni che eh, ledono i suoi diritti. Ci troviamo a Taranto per fare luce su una vicenda molto particolare. Voi come sapete nel momento in cui un cittadino prenota una prestazione sanitaria nel momento in cui non può presentarsi appunto per una visita per degli esami per quant'altro di sanitario deve necessariamente nei tempi previsti provvedere all'annullamento a disdire la prestazione nel momento in cui non lo fa incorre in una sanzione che è praticamente pari al costo della prestazione la ASL di Taranto sta facendo le verifiche per vedere appunto eh, coloro i quali eh, hanno prenotato una eh, visita, una prestazione e non hanno provveduto a, ehm, a disdirla. Fin qui tutto bene, però la cosa assurda è che la ASL di Taranto sta risalendo fino addirittura a dieci anni. Prima. Quindi siamo nel 2021, l'ASL di Taranto sta verificando se nel 2011 la signora Maria non ha provveduto a, ad annullare la prestazione. Nel momento in cui si annulla una prestazione, io telefono e mi si dà un codice e dice il codice, si conservi il numero di codice per dimostrare che quella prestazione è stata annullata. Ora, fin quando è un fatto recente di qualche anno fa, va bene, anche fino a cinque anni, ma immaginate come si fa a risalire fino a dieci anni prima. Parliamo di gente che magari è passata all'altro mondo, eh, e perché in dieci anni accade di tutto, o pensate... Tanta gente anziana, anche invalida, che ovviamente eh, diventa difficile per loro conservare eh, quel codice di annullamento. C'è un'espressione eh, eh, latina che dice. Uh, dura l'ex sed lex, la, la legge è quella, è dura ma è quella, però c'è anche un'altra espressione che, che dice summum ius summa iniuria, cioè una esasperazione dell'applicazione della legge si tramuta in ingiustizia. Vogliamo fare luce su questa vicenda. Uh, per la verità, ho anche chiesto all'Asla, all'ufficio legale, di realizzare un'intervista con loro, sono ancora in attesa però ora. Una delle associazioni che si è mossa in questo campo è l'associazione Atrat Taranto, trapiantati di organo, con il suo presidente Francesco Vincenzo. Allora, il suo pensiero su questa vicenda. L'ASL dice: Noi non possiamo fare nulla perché una normativa nazionale, addirittura se noi non eh, procedessimo in questo caso, incorreremmo dinanzi alla Corte dei Conti, perché la Corte dei Conti impone di recuperare appunto quelle somme. Sì, allora esiste una normativa nazionale, come esiste anche una delibera regionale, dove esiste anche una determina della ASLA. La stessa determina che è stata protocollata il 4 aprile del 2018 prevede che cosa? Il recupero di questi crediti per prestazioni eh, non eh, avvisate, quindi ma non, disdette. non disdette per mancanza, mancanza disdetta delle, pre, delle prestazioni nei termini di legge. Ora mi domando e dico, la legge è a livello nazionale, la direttiva è a livello regionale, ma presumo con un fatto del genere non puoi chiedere un pregresso dal 2011 a oggi, visto che questa è stata protocollata nel 2018. ma Dice so, ci sarebbe una retroattività. Dovrebbe essere segnato che ci sarebbe una retroattività, che non esiste allo stato attuale. Parliamo invece di assistiti sono persone che hanno un'età che varia dai 60 agli 80. Molti sono anche morti. A parte che sono morti, però disgraziatamente, però dico io, persone che hanno un tasso di un grado di invalidità pari e superiore al 100%. Quindi una telefonata. Come si fa a dimostrare di aver telefonato 11 anni fa? È assurdo. Ma mi domando, l'ASL può dimostrare con un elenco delle telefonate ricevute o non ricevute, se questa persona ha telefonato o meno. Io adesso non voglio entrare nel merito, ma siamo logici. Vogliamo fare scassa? Perché qua mi sta soltanto che si sta parlando di far cassa, di far coprire un bilancio locale e regionale. Ora io dico questo. Mi è stato anche detto dall'ASL che a questo punto dovrebbe provvedere eventualmente la regione, il consiglio regionale. Se è così, invito i consiglieri regionali a darsi da fare, ma al di là di tutto, io lo dico col cuore in mano, io eh, ho perso due genitori recentemente e sia mio padre sia mia madre erano invalidi. Allora, immaginate un pochettino se... Dovesse venire una persona da me e dovesse dirmi, vedi che... Tuo padre, tua madre nel lontano 2011 non hanno provveduto a, ad annullare la prestazione. A quel punto io direi: andate in paradiso e fatevi dare il numero verde del paradiso, ammesso che ci sia, e parlate con mio padre e con mia madre. Ora, al di là della battuta, forse anche poco felice, però eh, mi sembra davvero eh, una situazione incredibile. Cioè, eh, l'ASL deve comunque trovare una soluzione perché qui si tratta di un Umanizzare il rapporto eh, non si può risalire a dieci anni fa perché immaginate la vecchietta che magari non vede, non sente, che no, ha problemi a camminare, ma voi potete minimamente immaginare che questa povera crista deve conservarsi a dieci anni di distanza il numero di codice della prenotazione? Abbiamo eh, l'avvocato Carmine Cua che è il rappresentante legale, l'avvocato il, illegale dell'associazione ATRAT. Avvocato e il suo pensiero. Eh io non posso far altro che, eh, che ratificare tutto ciò che avete detto, ma la cosa che mi sembra, che mi giunge strana, cioè strana, anomala, è che eh, cioè perché solo... Solo nel distretto di Taranto vengono, vengono richieste. Lei dice che sta accadendo solo con l'ASL di Taranto. I pari Brindisi Lecce, almeno per quanto riguarda la Puglia, Foggia, non, non vi sono queste. Se una normativa nazionale vale per tutti. Eh sì, esatto. Persona, uno dei tanti, persona di 80 anni, le stanno chiedendo un rimborso per un appuntamento del 17-2011-30 2 30 euro. 1-7-2011. 16 Euro 1-8 2011, 50 euro, 46 euro. E, e, stiamo parlando del 2011. Immaginate questa persona come fa a dimostrare una persona. Tra l'altro. Un una persona che prende un'indennità di accompagnamento già da un po' di anni, una persona che sta proprio. Di più, di là, grave. più di là che di qua come fa con tutte le visite mediche tutti i ricoveri eh, che effettua giornalmente eh, come fa ad andare a recuperare eh, una prova di una disdetta fatta di dieci anni fa sì, febbraio 2011, luglio 2011 agosto 2011 insomma um, un'amministrazione non credo che Insomma dovrebbe venire incontro ai propri assistiti, cioè questo qui è un modo proprio di, ehm, di prelevare, magari forse anche legalmente, perché purtroppo la, ora come ora la prescrizione è di 10 anni, quindi ci sta. Però non mi sembra corretto da parte di una pubblica amministrazione comportarsi in questo modo. Presidente voleva aggiungere qualcosa? Sì, eh, noi come associazione ci siamo rivolti alla Conf Consumatori di Taranto i quali già stanno provvedendo a recuperare eh, tutte queste lettere di contestazioni, di mancati pagamenti e mancate eh, disdette e, e noi insieme a loro stiamo lavorando proprio per raccogliere queste qua e contestare con lettera all'ASL eh, queste richieste di... Bene, allora io... Ho incontrato il responsabile il eh, legale appunto ehm, che si occupa di questo ambito proprio nell'ASL all'ASL di Taranto nella, nel distretto della Salinella. E eh, ho chiesto anche, mh, ovviamente al, sto chiedendo al, ho chiesto e sto ripetendo la mia richiesta al direttore eh, Rossi di poter, il direttore dell'ASL, l'avvocato Rossi, di poter realizzare una bella intervista con un con lei direttore o con un rappresentante dell'ASL designato da lei o meglio ancora, ancora più bello, fare, un confronto civile, democratico. Noi non vogliamo crocifiggere l'ASL di Taranto, lungi da noi massimo rispetto. Voi dite che state operando nella legalità, che se non provvedeste a recuperare quelle somme incorrereste, diciamo, sotto la mannaia della Corte dei Conti. Io però ritengo che eh, questa sia Un'ingiustizia non dal punto di vista legale ma dal punto di vista proprio umano e io penso che si debba umanizzare il rapporto, si deve trovare una soluzione, troviamo insieme questa soluzione, coinvolgiamo il Consiglio regionale, coinvolgiamo i parlamentari eh, eletti nella circoscrizione di Taranto perché non si può veramente offendere un territorio come quello di Taranto che già è disastrato per le note vicende ambientali, ma per favore non, non, non infieriamo su questi poveri cristi perché io tutto accetto nella vita, ma vedere l'ammalato che deve eh, essere anche stritolato da questioni burocratiche, che hanno anche una loro legalità, non lo metto in dubbio, però ripeto quell'espressione, summum ius, summa inuria, una... Legge, una normativa applicata in maniera estrema diventa un'ingiustizia. Io rinnovo e eh, privatamente o domani provvederò anche a eh, contattare l'ufficio relazioni col pubblico dell'ASL perché io voglio risposte su questa vicenda, ma non la voglio io personalmente perché posso essere l'ultima ruota del carro, ma lo vogliono gli ammalati di Taranto, la Taranto sofferente. Aspettiamo vostre risposte signori della ASL.